I lettori occidentali moderni trovano molte delle leggi della Torah dure, primitive e sgradevoli. Le leggi riflettono un mondo diverso dal nostro. Quando la Torah comincia a parlare in modo pratico dell'istituzione della schiavitù, della vendita della propria figlia, della legge del taglione, sconcerta il lettore moderno. Egli è tentato di consolarsi con l'idea che le leggi sgradevoli dell'Antico Testamento siano state eliminate dal Nuovo Testamento e sostituite da virtù più gentili, più amorevoli e più nobili. Al contrario, la bocca di Dio ha pronunciato ogni comandamento della Torah. La società umana può cambiare, ma Dio non cambia. La morale di Dio rimane tale per sempre, ma muta quella degli uomini. Ogni comandamento è santo ed eterno. Ogni comandamento ne distilla l'essenza e comunica una pura rivelazione della sua persona. Lo studio dei comandamenti è lo studio di Dio. E in effetti la vera teologia è lo studio profondo della Torah. Non appena iniziamo a scartare i comandamenti più scomodi, modifichiamo il pensiero di Dio e a rimodellarlo in un'immagine che riteniamo più appropriata e adatta a noi. La Torah contiene sia la legge che la rivelazione, fornisce una regola di condotta, ma allo stesso tempo esprime Dio in termini umani. Se una persona si rende conto che la Torah è l'autorivelazione di Dio al mondo, apprezzerà l'enorme gravità di dichiarare la stessa Torah nulla, abolita o inefficace. Anche il più piccolo comandamento della Torah è soffuso di pietà. Dichiarare un comandamento come irrilevante o obsoleto nega la natura eterna e immutabile di Dio. La Torah contiene leggi sull'omicidio, l'abuso, l'assassinio dei propri genitori, la schiavitù, il bestialismo, l'incesto, la sodomia e una miriade di cose sgradevoli. Come può questa essere una rivelazione santa e divina della luce infinita? Rabbi Shaul, l'apostolo Paolo, ha spiegato: ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce o esposte alla luce, diventano manifeste. Come insegna anche il Talmud, la Torah non è stata data agli angeli. Invece, Dio ha dato la Torah a esseri umani imperfetti e peccatori. La Torah parla direttamente alla società umana con tutte le sue rughe e parla nel linguaggio dell'imperfetto per infondere divinità nel mondo. La Torah è discesa da un luogo molto elevato, Dio, a un luogo molto basso, l'uomo. Eppure ha conservato la sua essenza divina. Quell'essenza divina potrebbe essere avvolta in vesti di preoccupazione umana, come le leggi della schiavitù o il risarcimento per negligenza. Ma se uno si prende la briga di scartare il comandamento, esso risplenderà nelle sue mani con lo splendore del cielo. L'apostolo Paolo allude alla dicotomia del sacro, nascosta nelle questioni del profano. Dice a Timoteo che la Torah è buona se la si usa legittimamente, cioè nell'amministrazione della vera giustizia. Noi sappiamo che la Torah è buona se uno ne fa un uso legittimo. Sappiamo anche che la Torah è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina.